Andrea, buongiorno. Eccoci. Dalla stazione centrale di Napoli. Eccoci da Napoli, buongiorno. Rieccoci da Napoli. Oggi martedì 29 ottobre c'è un'aria frizzantina, forse perché stiamo entrando nel weekend. E martedì noi ci stiamo preparando, forse perché stasera gioca la capolista, non lo so. Però a me ha incuriosito molto la notizia dello smemorato. Aspetta, come si chiama? Beh. No, non mi ricordo, però mi ha colpito molto. Ecco. Andiamo a chiedere che cosa ne pensano. Ecco qua, c'è un'aria frizzantina, ecco qua. Signore, no, un attimo solo. Ma... Ah, sempre sia lodato qua. Un attimo solo, possiamo, siamo in diretta su Rai 2, binario 2, come si chiama? Sono Francesco Re David. Francesco, dove sta andando? Sta tornando o sto andando? Sto andando a Roma. A Roma? Sì. Per lavoro? Sì, diciamo di sì. Va bene. Ha sentito questa notizia di Luciano, lo smemorato? Praticamente Luciano si è svegliato dal coma credendo di essere negli anni 80. Sì, no, non l'ho sentita la notizia. Lei vorrebbe tornare negli anni 80? Sono gli anni della mia infanzia, diciamo così. Che cosa si ricorda? Però non vorrei tornare negli anni 80, sono contento di vivere oggi. Brava, così mi piace. Aspetta, come il nome? Francesco. Ogni tanto me lo dimentico. Ma cosa si ricorda degli anni 80? Praticamente nulla, io avevo 4 anni negli anni 80, quindi sono stato bene con i miei familiari, con i miei genitori e sono stato contento di vivere quell'età. Mi dica 3 cose degli anni 80. E praticamente la gioventù, la bellezza e la contentezza di stare con i miei. Cioè, come profondo, Francesco. Anche negli anni 70, negli anni 60, stanno bene su tutto queste tre. Sì, esatto, come il nero, diciamo. E invece che cosa si ricorda degli anni 80 a Napoli? O che cosa ha sentito? Sono napoletano. Ah, di dove? Sono barese. Barese, ma tu, Benedetta. E allora di Bari, che si Ciao, ricorda? Francesco. Salutalo Andrea. Di Bari, capito? Qua c'è tutto il mondo, c'è tutto il mondo qua. Andiamo a vedere qualcun altro. Ma guardate allora, l'eleganza qua, della sono tutti giacca giovani, di Andrea capito? Di Maria degli anni 80. vieni Gigi. Ma... Signora, piano, che gli fai paura. Signora, buongiorno. Siamo in diretta su Rai 2. Se l'aspettava? No, no. Se l'aspettava di prima mattina? Di prima mattina no. Come si chiama? Silvana. Ha sentito questa notizia di Luciano, lo smemorato, che si è svegliato dal coma credendo di essere negli anni 80? Beata lui. Che cosa si ricorda degli anni 80? Tanto, io ho 84 anni. Quanto? 84. 84 anni la signora, complimenti. Vabbè. No, mi ricordo tante cose, i figli piccoli, insomma, una vita normale. Dove sta andando, Andrea? Chiami degli anni 80 a Napoli, che cosa si ricorda? Meglio di ora. Dove sta andando, signore? A Milano da mio figlio. Ah, suo figlio? Sì, un figlio che vive a Milano. Vive a Milano? Vive a Milano. E lei sta a Napoli? Io sto a Napoli. Ogni quanto lo raggiunge? Non spessissimo. Ma insomma, adesso approfitto, c'ho l'altro mio figlio che vive a Napoli. E okay. Andiamo a Milano insieme. Che sta sì, qui? Sta qui. Salutiamo il figlio della signora. È dell'80 il figlio? E poi c'è un altro in America. Ah! Quindi a Napoli. C'ha un altro figlio in America? Figlio in America. Sta piena di figli, signora? Sto piena di figli, purtroppo non più qui il marito. Va bene. Un abbraccio grande allora alla signora. Arrivederci. A tutti i figli. E buon... No, non vuole Andrea, lasciamoli andare. Siamo pieni di figli a Napoli. Siamo tutti Siamo figli pieni di Napoli. Figli a Napoli. Siamo tutti figli a Napoli. Ciao Andrea. Tutto figli a Napoli.